per quanto riguarda l'immigrazione. L'abbiamo detto in ogni modo, è stata approvata una mozione il 18 dicembre scorso, l'istituzione delle quote. Poi se il governo non riesce a farsi rispettare, nonostante lui dica che è così considerato, e poi la Merkel e Hollande, se c'è da discutere con Tsipras, non li invitano, questa è responsabilità del governo Renzi, e l'ha bloccato la Francia, Schengen, oltretutto oltre averlo bloccato, per quanto ci risulta, perché i nostri consiglieri regionali sono stati a 20 miglia, sembra che i francesi abbiano anche rimandato dei cittadini africani che erano già stati in Francia, hanno speso dei soldi a Parigi. Questa è la dimostrazione che dal punto di vista internazionale non conta nulla. Cioè, prima siamo stati supini, ricordo sempre il governo Berlusconi appoggiato dalla Lega, la destituzione violenta di Gheddafi, perché Gheddafi è un dittatore, ma è compito dei popoli sovrani buttarlo giù, non delle bombe straniere. Noi ci siamo tenuti i barconi e loro il petrolio, e oggi chiudono le frontiere. Questo è un dato di fatto. Una volta che il Parlamento approva delle mozioni sull'immigrazione, vi consiglio di leggere quella a prima firma di Manlio e Di Stefano il 18 dicembre scorso, trasformarla in atti politici concreti in Europa. Se loro non hanno la forza, la responsabilità è dell'inadeguatezza del governo Renzi. Quello che noi diciamo da mesi sull'immigrazione: bisogna cambiare il regolamento di Dublino. Permettetemi di dire prima di tutto che è ignobile che la Francia, dopo essere stata lei la prima artefice dei bombardamenti della Libia ed aver creato questo esodo di massa di migranti perché si dovevano prendere i pozzi di petrolio con la Total, è proprio lei che adesso ci rimanda coloro che per il regolamento di Dublino non possono stare in Francia e di fatto chiude le frontiere. Il regolamento di Dublino va cambiato, significa che se arrivano 100 migranti sulle nostre coste, 3 se li tiene l'Italia, 97 se li dividono gli altri paesi. Non è tollerabile che un paese che ha già 9 milioni di italiani poveri debba sostenere un flusso migratorio che secondo Frontex nel 2015 sarà di 800.000 persone che arriveranno sulle nostre coste. Stiamo dicendo che arriverà più o meno il Molise e dovremo gestirlo con quella pubblica amministrazione che non è in grado oggi neanche di gestire le pratiche ordinarie del cittadino italiano. Io non ho capito qual è il piano B, a quanto ho capito non l'ha capito neanche l'Unione Europea. Io so che l'unica B che si addice a Matteo Renzi in questo momento è quella di buffone, perché ogni problema lui pensa di affrontarlo solo con qualche slogan mediatico, ma il problema dell'immigrazione è serio. C'è chi dice andiamo a giocare al tiro a bersaglio con i barconi o cerchiamo un'isola che non c'è nel Mediterraneo. A me fa anche ridere Salvini quando inventa queste cose per fare un po' di slogan, come fa ridere Renzi quando finge di interessarsi al problema. Qui bisogna andare in Unione Europea e dire a quei paesi che si sentono nello spirito comunitario di cambiare il regolamento di Dublino. L'Italia sta per diventare una pentola a pressione che esploderà se non togliamo il tappo, ovvero un regolamento firmato da Forza Italia, Lega e mai cambiato dal PD, che ci costringe a sobbarcarci tutta la gestione dei flussi migratori. Dice, io credo semplicemente una cosa: se dobbiamo come Italia sobbarcarci questo fenomeno, allora noi la smettiamo di sentirci nell'Unione Europea e la smettiamo di applicare i trattati solo quando fa comodo a qualcuno.